Ciao ragazzi, eccomi anche questo mese con l'appuntamento con la review per il sito Bon Pretty Store. Informazioni generali come al solito, è sempre un sito cinese che offre spese di spedizione gratuite, che ha un vasto assortimento soprattutto per i prodotti per le unghie. Sotto nell'info box inoltre c'è il codice del 10% mio personale, potete utilizzarlo anche no perché non ci guadagno niente. Insomma, allora, cosa ho scelto questo mese? Partiamo dalla cosa più carina, che sono questi stickers. Questi del patch per unghie, adesso li andrò anche ad applicare, e non solo sono carinissimi perché ci sono i gattini, ma anche perché si illuminano al buio. Già sono andata nella stanza tutta al buio e si illuminano veramente. Spero soltanto di riuscire a catturarne l'effetto perché è veramente fighissimo. Altra cosa figa è questa ruota con questi strassini dorati, dorati argentati, di diverse dimensioni e molto particolare comunque, non si trova facilmente, non l'avevo mai vista in giro, insomma. Poi sempre per unghie ho preso questi stickers qui a forma di pied pull. Poi un acrilico nero, mi sto riempiendo di acrilici neri, questo qui tra l'altro non ho capito bene ancora come si utilizza, perché è così. Non lo so. Comunque questo sul sito viene utilizzato con quella penna che invece vi ho fatto vedere, che mi sono fatto inviare dal sito Banggood. Vi lascio il link della recensione invece dell'altro sito. Poi un anellino. Col gufetto, dato che mi sto un po' fissando con i gufetti, collane, orecchine, eccetera, eccetera, adesso ho anche un altro anellino, pure carino. E infine mi sono fatta inviare una cintura. Allora, questa cintura con il fiocchettino proprio sfiziosa marrone. C'è in varie colorazioni, in finta pelle, devo dire che la qualità è migliore di quanto pensassi. Questa può andare, cioè viene utilizzata soprattutto sul tal seno, mi pare che a taglia, infatti credo che dovrò fare un altro buco perché mi va un poco grande. Ok, poi sotto ci sono tutti i link specifici diretti dei prodotti. Passiamo velocemente all'applicazione dei nail patch, perché poi nella seconda parte del video, come vedete dal titolo, ci sarà un piccolo giveaway. Se ce la faccio, facciamo prima così, ecco qua. Cioè, guardate quanto sono carini. Ce li ho presi semplicemente perché mi ricordavano il mio gatto. Sono anche un po' sbrilluccicosi, non so se si riesce a vedere dalla fotocamera. Comunque, ecco qua. Allora, scegliamo la misura della nostra unghia. Io credo che per il pollice mio ci voglia questo. Ho già preso la base, un colore nude sulle unghie. Messo un po' storto, ma mi dispiace un po' dover tagliare l'eccesso perché, però, fortunatamente il faccino del micetto c'è. Tagliamo l'eccesso e poi liniamo. Più semplice di così si muore. Poi, piccolo trucchetto per evitare che la parte di sopra si alzi. Cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere un po' di smalto trasparente e alziamo un po', anche se questo già si è attaccato benissimo. Ah, non ce n'è nemmeno bisogno. No, allora lasciamolo così. Poi se vedete che si sta togliendo, basta metterci un po' di smalto trasparente sotto. Vedete quanto è carino? Adesso lo mettiamo pure qui.
Ecco qui il risultato, ho aggiunto anche le micro perline dorate che vi ho fatto vedere prima. Allora, cosa dire su questi stickers? Sono carinissimi, a parte la fantasia che è carinissima, li ho trovati anche piuttosto solidi, cioè sono più doppi dei soliti nail patch che trovo. Li chiamo sempre stickers, ma sono nail patch, ok, smalti adesivi, e mi piacciono tantissimo. Sulla durata adesso non vi posso dire nulla, vi metterò una nuvoletta come annotazione. Vi farò sapere, comunque mi piace tanto tanto tanto. Parliamo del giveaway. Allora, questa volta il giveaway è un po' particolare perché ve lo dico da subito, saranno 11 smalti. Questi 11 smalti però sono tutti smalti che ho acquistato io, ho vinto a giveaway o mi sono stati inviati, che io ho provato, quindi sono stati tutti swatchati o su una rotina o su un dito o su 5 dita e praticamente sono doppioni o non li utilizzo, quindi se voi volete partecipare non vi dà fastidio il fatto che siano stati già aperti, a me fa solo piacere, insomma io aiuto voi, voi aiutate me liberandomi un po' i cassetti e io, tra virgolette, aiuto voi regalandovi degli smalti. L'unica regola è essere iscritti al mio canale e lasciare quanti commenti volete. Allora, sono 11 smalti, c'è questo rosa qui, questo è il mio rosa preferito, però ce l'ho veramente di moltissime altre marche. Poi questo azzurro Tiffany, anche questo ne ho almeno altri 3-4 identici. Un rosso glitterato. E anche questo è un doppione. Questo rosa fucsia glitterato. Questo qui, smaltino qui che si illumina al buio. Un altro viola tendente al fango con i riflessi, diciamo un fango con i riflessi viola. Un viola, questo è proprio viola, punto. Questo qui effetto piume, corallo. Questo di Kiko che è un viola scurissimo, quasi nero, cioè diciamo più nero con i riflessi viola un po' glitterato, questo è molto particolare. Poi quest'altro, questo è un colore che mi piace tantissimo, però ce l'ho identica di Sephora, questo è di Elf. E infine uno smalto effetto sugar della Wycon arancione. Niente, comunque spero che parteciperete in tante, anche se comunque non sono smalti nuovi. Aiutatemi a liberarmi, diciamo, di queste cose. Per la scadenza è tutto, vi lascio tutto nell'info box. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!